ancora una volta ben ritrovati con i bijou di Rick, con Mary e con Rick che è già all'opera, come state vedendo, e stiamo mettendo su una bella collana estiva, frizzante, come al solito piena di colori. E la stiamo costruendo in una giornata uggiosa, dall'alba di questa mattina è venuto giù un bel nubifragio qua sul litorale romano, ma noi siamo dentro casa, siamo al calduccio, siamo coperti e ci stiamo ingegnando appunto per le nostre nuove creazioni. Cerchiamo di fare una collezione estiva, dai, ci proviamo a buttare giù un paio di collane per questa stagione. Allora, il materiale che stiamo usando sono queste perle. Sono di color azzurro, vedete, è un bel blu, e questo è color celeste. Le alterneremo, faremo questo gioco, due perle color celesti, due perle appunto di questo colore più scuro, blu, e poi con questi pendenti che si possono usare sia come pendenti appunto che ai laterali come stiamo facendo, e alla base questa pietra. Sono tutti materiali che avete visto in un ultimo video haul che appunto vi abbiamo proposto, tutti i materiali che riusciamo a prendere alle nostre bancarelle. E di solito insomma forniscono sempre del materiale nuovo, e quindi noi quando troviamo qualcosa di carino, di alternativo, di sfizioso, diciamo, ce lo andiamo subito a prendere per creare dei nuovi lavori. Il procedimento è più o meno lo stesso, lo conoscete, stiamo usando appunto i fili, eccoli laggiù. I separatori, e creiamo questo gioco appunto per unire le perle le une alle altre. Adesso Rick sta preparando l'aggancio per la pietra principale e vi faccio vedere che gioco abbiamo fatto. Allora, ti trasporto piano piano perché altrimenti poi si arrabbia. Allora, abbiamo unito in un unico ferretto le due perle, quelle più chiare, e in un altro insieme quelle più scure, e poi le abbiamo agganciate qua, le abbiamo unite insieme. Questa volta abbiamo preferito fare praticamente questo gioco così, insomma, per cambiare, anziché fare una e una distaccata. Anche se poi sembrano separate perché c'è il separatore, vedete? Questo si può usare in molti modi, eh? Certe volte sembra quasi un fiorellino e quindi fa anche da decorazione. Adesso sta scegliendo qualche altra cosa, Rick. Ogni tanto cambia, magari progetta una cosa e poi nel corso c'è qualche cambiamento. Io volevo cogliere l'occasione per salutare i nuovi iscritti. Nel momento che stiamo registrando siamo 57, la cosa ci fa molto piacere. Vedo che iniziate a lasciare anche qualche commento. Noi accettiamo tutto, anche le critiche. Non siamo permalosi, non ce la prendiamo, anzi, se le critiche sono fatte per bene, in senso di crescita, ben vengano. Ed eccola qua, dunque, la collana è terminata. Questa volta la nostra creazione è stata super veloce perché insomma non è che richiedeva chissà quanto impegno, visto che poi insomma i materiali erano semplici. Ve lo ricordo, abbiamo scelto questa pietra centrale, poi questi pendenti, sempre di un color blu, di un bel color
È un azzurro acqua, diciamo la verità, e qui abbiamo alternato sempre questo colore con il colore un pochino più chiaro, celeste, per dare un po' una differenza sulla tonalità, appunto. È una collana estiva, ci ricorda quasi il mare, l'acqua del mare. E niente, quindi anche questa volta il nostro carissimo Rick ha dato spazio alla sua ingegnosità, alla sua creatività. Spero che anche questa volta questo lavoro vi sia piaciuto e mi raccomando, lasciate un like, un commento. E noi aspettiamo insomma anche qualche vostro suggerimento. Colgo l'occasione per salutare anche tutti i nuovi iscritti. Vi ringrazio sicuramente per la vostra presenza. Grazie a tutti e ci risentiamo alla prossima.